questa mattina abbiamo, come dire, inaugurato un cantiere che abbiamo chiuso, abbiamo realizzato il collettore fognario che consente di mettere in sicurezza tutta l'area industriale di Sarno, l'ospedale civile di Sarno. Fino a qualche giorno fa non si sapeva dove sversare le acque, quindi c'erano problemi delicati anche per le aziende, per le imprese che insistono in quel territorio. Stiamo completando il lavoro di realizzazione delle reti fognarie nell'ambito del grande progetto del fiume Sarno e poi stiamo lavorando al progetto agro. L'agro sarnese nocerino sarà interessato da un grande progetto di riqualificazione ambientale insieme con altre due aree della Campania, il litorale Domizio e l'area nord di Napoli. Stiamo definendo i contenuti del progetto per l'agro, che vedrà belle realizzazioni. Intanto la metropolitana dell'agro, investiamo 100 milioni di euro, il completamento della provinciale vesuviana 268, completeremo entro quest'anno lo svincolo ad Angri con il collegamento alla 3 e alla 30, faremo un intervento importante sulle aree mercatali, cercando di, come dire, coordinare tutte le strutture mercatali che abbiamo nell'agro sarnese nocerino e avvieremo un discorso con le Ferrovie dello Stato per potenziare il tratto ferroviario Codola-San Severino per avere collegamenti ferroviari verso sud l'Università di Salerno e verso nord la Circumvesuviana. Insomma, un grande bel progetto di riqualificazione territoriale, infrastrutturale, ambientale, che può essere davvero un'occasione unica di sviluppo di un territorio che per decenni è stato abbandonato dalla Regione Campania.